alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo un concorso di scrittura e fotografia. Con noi Francesca Giommi, che segue le tappe della provincia di Pesaro e Urbino. Francesca, in cosa consiste questo concorso? Come è nato? Il concorso, che quest'anno prende il nome di Storie da MAB, quindi Storie da Archivi, Musei e Biblioteche, nasce dall'idea di Silvia Seracini, una bibliotecaria di Ancona, che lo fonda inizialmente come Storie da Biblioteca, e poi il concorso da quest'anno comprenderà anche archivi e musei della regione Marche, suddivisi appunto nelle varie aree provinciali. Il concorso è arrivato alla sua terza edizione e quest'anno vede nuove sedi anche nella nostra provincia di Pesaro Urbino, come appunto la sede del Museo del Territorio del Furlo. Come è avvenuto l'incontro con la Riserva del Furlo? Il museo ha aderito spontaneamente, quindi è stato diffuso un comunicato in cui le varie strutture locali, le biblioteche, gli archivi, i musei venivano interpellati e invitati a partecipare, e il museo ha inviato spontaneamente la sua partecipazione, cosa per noi molto gradita, perché è anche uno dei più tipici, dei più particolari in questo senso, essendo l'unico museo del territorio, quindi l'unico museo naturalistico a partecipare al concorso nell'edizione di quest'anno. Come è strutturato il concorso? Il concorso si è aperto in realtà il 4 ottobre, anche se poi la maggior parte delle tappe si svolgeranno a partire da oggi, sabato 25 ottobre, fino a domenica 9 novembre. Si svolgerà appunto in istituti marchigiani, musei, archivi e biblioteche divisi per province, quindi per nelle singole realtà locali, e prevede la partecipazione di aspiranti fotografi e scrittori che si incontrano nelle strutture del loro territorio per provare a raccontare il loro territorio attraverso il racconto breve o la fotografia. Il filo conduttore di quest'anno è legato al Grand Tour Cultura 2014, ovvero i musei, gli archivi e le biblioteche come crocevia di culture, e quindi gli iscritti alle singole sezioni proveranno a raccontare i loro territori e le loro strutture di riferimento alla luce di questo tema, appunto musei, archivi, biblioteche e crocevia di culture. Premi e premiazioni? E ogni singola struttura premierà i suoi due primi classificati, sia per la sezione fotografia che per la sezione scrittura, nella modalità che riterrà più opportuna con i tempi e le attività che vorrà organizzare individualmente, e poi ci sarà una premiazione finale collettiva che sarà prevista per l'inizio del 2015, che premierà appunto i singoli vincitori in una graduatoria poi finale, e da cui scaturiranno due pubblicazioni, una per la sezione fotografie e una per la sezione scrittura. E dove possiamo seguire, vedere, conoscere i vincitori? I risultati verranno diffusi sui social network, in particolare potete seguire l'intero sviluppo sul sito di Racconti di Città, che è un'associazione culturale che ha sede ad Ancona. Uno dei membri fondatrici è Silvia Seracini, organizzatrice del concorso, e quindi sul sito di Racconti di Città potrete seguire lo sviluppo e la premiazione. Grazie. A voi, grazie a voi.